Vincenzo Amato, ovvero Anthony Zamperini. Buonasera. Buonasera. Com'è stato questo ruolo in Unbroken? Ma è stato bellissimo lavorare su questo film perché è una storia bellissima, una storia vera. È affascinante perché è un uomo che ha avuto delle avventure e disavventure incredibili, però le ha superate tutte con una grande forza. Quindi è un film, è un bellissimo modello secondo me per i giovani, questo, la vita di questo ragazzo, di quest'uomo. E poi è stato bellissimo lavorare con Angelina Jolie perché è una persona deliziosa e una bravissima regista, quindi ho imparato tante cose, mi sono divertito e il film è molto bello, è una bella storia, un bel esempio per tutti. Ma Angelina, come regista, aveva magari qualche atteggiamento particolare, del tipo puntigliosa su qualcosa oppure? Sì, è molto attenta. Direi che la cosa che più mi ha colpito è che lei ha appunto un grande amore verso la famiglia italiana e quindi lei ci teneva molto a questa parte appunto del film che racconta appunto questa famiglia italiana. Lei pensa che papà e le mamme italiani sono i più bravi del mondo e la caratteristica sua come regista è che è una persona che dà molta serenità sia agli attori che a tutta la troupe, quindi era un bellissimo set, era molto sereno direi. E com'è stato essere scelto, com'è andato l'incontro, l'arrivo diciamo così dentro il... No, sono stato scelto perché ho fatto un provino e lei poi conosceva i film di Emanuele Crialese in cui ho lavorato e quindi poi la prima volta che ci siamo veramente incontrati sul set lei è stata deliziosa, ha interrotto quello che stava facendo per venirmi a dare il benvenuto in Australia dove abbiamo girato il film e... È stato molto bello, mi ha colpito questo perché non tutti i registi sono così calorosi, affettuosi e carini come è stata lei. E poi una persona però molto seria sul set, una gran lavoratrice. Ci siamo salutati dicendo che vorremmo lavorare di nuovo insieme tutti e due. E chissà che magari insomma speriamo di rivedere di nuovo questa accoppiata sul grande... Speriamo proprio di sì. C'è stata un po' una piccolissima querela sul fatto che Jack O'Connell non ha origini italiane e quindi non era, secondo alcuni, adatto ad interpretare il ruolo del protagonista. Secondo te, invece, che poi insomma alla fine ne fai il padre, com'è andata a finire? Ma le nazionalità degli attori non sono importanti, secondo me, sempre. Soprattutto poi perché Jack O'Connell è un ragazzo di grande talento ed è un attore che è inglese, però non vuol dire nulla. Intanto lui poi è figlio di... suo papà era zingaro, veniva da altre parti dell'Europa. Però lui è così bravo che non importa. Lui poi ha un accento fortissimo inglese nella vita, invece quando recita nel film ha un accento americano. Comunque il personaggio che lui interpreta è un ragazzino figlio di italiani, allora noi siamo italiani perché i genitori erano italiani, lo so. Però lui in verità è nato negli Stati Uniti, quindi comunque lui non è veramente, cioè non sapeva, parlava italiano, però è giusto che sia, alla fine era un americano, no? Era nato lì. Quindi è andata come famiglia, funzionava, come ha detto Maddalena. La famiglia funzionava perché al contrario di molte famiglie negli Stati Uniti che sono chiamate dysfunctional, cioè disfunzionali, la nostra famiglia funzionava perché eravamo molto uniti. Insomma, questo è quello che fa funzionare le famiglie, quando sono uniti. E questo è quello che Angelina Jolie adora, che lei adora un po', ha tanti bambini e adora le famiglie italiane perché sono famiglie unite. In America le famiglie sono molto staccate, diciamo. Cari amici di Fan Week, vi consiglio di venire a vedere questo film Unbroken perché è veramente bellissimo e si impara molto e darà molta forza a tutti. Ciao a tutti.